Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Vomero. Durante la ristrutturazione di un locale, la ditta che esegue i lavori si sbarazza per giorni dei materiali edili, lasciandoli accanto ai contenitori della differenziata. Grazie alla segnalazione di un cittadino, i responsabili sono stati subito individuati e denunciati alla magistratura. Piazza Dante. Mentre gli agenti in borghese si appostano per controllare il corretto sversamento dei rifiuti, notano uno spacciatore all'angolo tra via Bellini e via Doria. Una breve fuga e poi l'arresto. Verde pubblico. La Polizia Ambientale assume la direzione della vigilanza nei parchi cittadini per migliorare la qualità e la sicurezza delle aree pubbliche. Dopo un intervento generale di formazione per tutti gli operatori, è partito il pattugliamento. Subito un primo importante risultato, individuato il presunto piromane che ha appiccato il fuoco nella villa comunale, distruggendo parte della vegetazione intorno alla casina del boschetto. Ancora in villa comunale, gli agenti fermano alcuni giovani che si prostituivano nella zona per cifre molto modeste, denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Sentinelle ambientali. Un cittadino segnala che in un parco di Secondigliano la raccolta differenziata viene puntualmente disattesa. Gli agenti intervengono insieme agli operatori ASIA per verificare la notizia. Sanzionati gli amministratori di condominio di 7 edifici. Agnano. Un cittadino segnala la presenza di fumi sospetti. Gli agenti della Polizia Ambientale effettuano un sopralluogo e trovano una discarica abusiva nascosta all'interno di un capannone con 50 metri cubi di rifiuti, anche tossici, vetroresina, plastica, acidi e vernici, parte dei quali bruciati. Denuncia penale per la proprietaria, rapidamente rintracciata dagli agenti. Camaldoli. Un'azienda edile si libera sistematicamente dei propri scarti abbandonandoli in un terreno di 2000 metri quadri fino a ricoprirlo. Sequestrata l'area e denunciato il responsabile. Chiaiano. Ai confini col comune di Marano viene scoperta una discarica abusiva di 1000 metri quadri. La denuncia dei cittadini e dei comitati civici ha portato a identificare l'area, divenuta ormai cimitero per carcasse d'auto e camion, container, frigoriferi, scarti di demolizione, mobili, plastica. Sul terreno abbondanti tracce di bruciato che fanno pensare all'abitudine criminale di dar fuoco ai rifiuti. Dopo la denuncia degli agenti, sulla vicenda indaga la magistratura. Il cittadino della settimana. Un signore toscano piantona con costanza e fermezza la Firenze-Pisa-Livorno per fotografare una signora che lancia sacchi di spazzatura dal cavalcavia su un terreno sottostante. Noi purtroppo possiamo intervenire solo sulla città di Napoli, ma la passione ambientalista merita di più. Abbiamo inviato una richiesta di intervento alle autorità di Colle Valdezza.